Allora, oggi in piazza gela per quale motivo? Finalmente per tanti motivi. Per il primo sul cambiamento della cultura. Fare capire che questa politica non è una politica che dà benessere al nostro governo nazionale. Ma infatti oggi sono scesi i ragazzi, soprattutto i ragazzi giovani, che hanno capito anche loro che non c'è un futuro per domani. Ma ci sono oltre agli studenti anche molti agricoltori e lavoratori. Voi cosa rivendicate? Oggi in questo corteo partecipa qualsiasi tipo di attività, attenzione. Partecipa all'agricoltura, autotrasporti, commercianti, imprenditori, partecipa a qualsiasi attività che possa esistere sul mondo dello sviluppo. Come vi siete organizzati? Ci sono stati anche dei blocchi? Sì, noi a Gela abbiamo 4 presidi, abbiamo 3 presidi sul lato dell'ENI, 2 sulla 115, 1 sul lato del lungomare e 1 negli ingressi principali dell'ENI. Ma come mai avete deciso di aderire a questo tipo di manifestazione che è stata lanciata dal Movimento dei Forconi? Ma io con la mia associazione già sono stato anche un promotore, ho partecipato alle manifestazioni di Palermo, Catania e Roma. Ho potuto valutare che questo movimento è un movimento dignitoso e quando trovo io la gente dignitosa cerco di fare subito affari. Cosa vi aspettate per i prossimi giorni dopo questa protesta? Siamo qua, stiamo cercando di creare una forza, già credo che nell'arco di un'ora abbiamo vinto 2 battaglie. Abbiamo fatto capire che noi già abbiamo cambiato sia la cultura e già abbiamo acquisito la forza. Abbiamo l'ultimo obiettivo che è la rivendicazione sui diritti.